Bentornati con le notizie VR, io sono Lumior e oggi vedremo il nuovo gioco appena annunciato dagli stessi creatori di MOS 1 e 2, uno dei giochi migliori che esistano in VR, e si prepara ad essere un altro grande successo. Successo come quello che spera che Tim Cook sarà l'Apple Vision Pro, infatti lo sta usando quotidianamente e vedremo un po' ciò che ha da dire. Samsung che vuole fronteggiare questo visore, insomma tutto questo e tanto altro. Iniziamo con gli animali domestici virtuali. Infatti Wind Up Mimes, uno studio XR, ha appena annunciato che ha raccolto un investimento iniziale di 1,6 milioni di dollari per creare esperienze immersive incentrate su animali domestici virtuali, sia in realtà virtuale che in realtà mista. Wind Up Mimes è stato creato da 4 sviluppatori VR che hanno già lavorato come ad Oculus, a Microsoft, anche della EA, che essenzialmente sono esperti nel creare esperienze del genere. Possiamo vedere Oculus Bogo, Toy Box o anche alcune applicazioni come First Steps. Hanno lavorato anche a giochi come Plants vs. Zombie o Dishonored. Insomma, questi sviluppatori sembrano effettivamente sapere il fatto loro. E dopo aver raccolto 1,6 milioni di dollari in finanziamenti, lo studio ha dichiarato di avere piani per lanciare un'esperienza con creature virtuali per piattaforme sia realtà mista e virtuale, indicando un focus su compagni simili agli animali domestici. Quindi potete immaginare come avere un Pokémon nella vostra stanza o esattamente come era l'applicazione Bogo. Non so se l'avete mai provata, è molto simpatica, puoi accarezzare un animaletto e sarebbe veramente figo. Lo studio crede infatti che la combinazione della XR e dell'intelligenza artificiale possa creare dei compagni virtuali che sembrano più reali di quelli esistenti fino ad oggi. Letteralmente quello che vogliono creare è un'esperienza a realtà mista, quindi sia a realtà aumentata che a realtà virtuale, dove tu hai un animaletto digitale e poterlo accarezzare, poterlo nutrire. Essenzialmente immaginate un Nintendogs ma nel vostro salotto. Non hanno ovviamente indicato quando uscirà il gioco, se lo stanno già sviluppando, se stanno pensando ad altre soluzioni, ma 1,6 milioni è un buon inizio. Samsung. Ragazzi, l'Apple Vision Pro sta facendo veramente tanti danni e neanche è uscito. Infatti l'ho visto direttamente dall'account X o Twitter di Brad Lynch, dove ha postato essenzialmente questo screenshot dove si vede un prototipo di un eventuale visore a realtà virtuale. Ragazzi, è molto simile al Quest 2, il solito visore banale che si vede un po' ovunque, ma a quanto pare dopo l'annuncio dell'Apple Vision Pro Samsung ha deciso di cestinare questo visore e di passare a qualcosa di molto più high-end, proprio per fronteggiare eventuali altri competitor. Questo nuovo report sembrerebbe venire direttamente dall'outlet cinese viartuolo.cn, ma è molto interessante sapere quello che Samsung voleva mettere nel mercato. Infatti includeva un display micro OLED, solito inside-out tracking con due telecamere RGB, quindi a colori per vedere il mondo reale, e una batteria nel retro, quindi non frontale, per bilanciare, un po' come vediamo nel Pico 4. Era stato pianificato anche l'utilizzo di un chip Exynos 2200. Questo modello di fascia alta per smartphone Android è più potente dello Snapdragon XR2 di Qualcomm, ma probabilmente sarà meno potente dell'XR2 Gen 2 che troveremo nel Quest 3. L'outlet VR Tuoluo ipotizza che il nuovo visore, quindi di Samsung, non avrà bisogno di controller e verrà controllato tramite gesti e movimenti degli occhi, esattamente come l'Apple Vision Pro. In sostanza sarebbe stato un visore più potente del Quest 2 e del Pico 4. Probabilmente non è uscito già adesso perché si aspettavano una risposta da parte di Apple, quindi volevano aspettare e hanno fatto bene. Ma la cosa assurda è che magari sarebbe potuto uscire un visore già adesso con un display micro OLED. Ragazzi, nessun visore a realtà virtuale fino adesso ha il display micro OLED, e vi ricordo che è la versione definitiva, cioè se tu hai un visore con una cosa del genere e lenti pancake, probabilmente hai un visore veramente leggero con una qualità veramente altissima del display. E poi io lo so che a te piacciono tutte queste cose dei visori che escono, le varie notizie, tutte le cose che riguardano la realtà virtuale, quindi io te lo dico, il tasto iscriviti è lì, lo puoi premere e sono io che aggiorno te, tu devi semplicemente aprire il video ogni tanto e basta. Ok, ma parliamo di un gioco che è stato annunciato e si deve uscire. Infatti Glassbreakers Champions of MOS è stato finalmente annunciato il titolo di questo nuovo gioco della serie MOS degli sviluppatori Polyarc. Io ragazzi adoro la Polyarc, tra i vari miei giochi preferiti MOS 1 e MOS 2 stanno nella classifica, sicuramente in una posizione molto alta, e questo gioco uscirà per visori in MetaQuest, non si sa se uscirà anche in PC VR. E Polyarc descrive il gioco come un'esperienza competitiva multiplayer in realtà
realtà virtuale. Io, ragazzi, ve l'avevo detto, infatti in MOS 2, proprio nella recensione di MOS 2, avevo detto che durante il gioco veniva citata quasi un combattimento tra dei campioni. Infatti probabilmente era un foreshadowing proprio per questo gioco. Oltre al fatto che sia quindi un'esperienza competitiva multiplayer, non ci sono veramente tante informazioni. Io, ragazzi, vi posso dire che è un gioco molto molto carino, ma non posso dire molto di più. E fortunatamente non c'è da aspettare tanto, quindi vi potrò dire un po' di più un po' più avanti. L'anteprima mondiale dovrebbe essere intorno al 29 agosto, e quindi non vedo l'ora di poterne parlare insieme a voi. Ok, ragazzi, dobbiamo parlare del PlayStation VR 2 su PC. Infatti, ragazzi, sappiamo come Ivy Rai continua a dare informazioni sul fatto che il PlayStation VR 2 finalmente si è riuscito a collegare su PC, e adesso c'è una cosa ancora molto più interessante. E una delle caratteristiche, penso, migliori del PlayStation VR 2 è il fatto che c'è l'HDR. E nel nuovo SDK di SteamVR sembrerebbe infatti che gli sviluppatori potranno finalmente utilizzare su Steam l'HDR10. Quindi ufficialmente Valve ha supportato anche in VR l'HDR, si può utilizzare quindi chiaramente un visore come il PlayStation VR 2 su PC direttamente con l'HDR, sfruttando probabilmente le cose migliori del visore. Come detto, abbiamo il tracking del visore, manca il giroscopio e l'accelerometro, ma piano piano ci stiamo arrivando. I controller possono essere tracciati in modo diverso, ma ancora non riescono a tracciarli utilizzando i LED a infrarossi dei controller, proprio perché quella è una roba gestita direttamente dentro il visore, quello ci vuole un po' di più, ma sicuramente ci riusciranno, almeno così ha detto Ivy Rai. Un'altra news molto molto interessante, sempre del PlayStation VR, quindi la tengo qui, riguarda Synapse. Infatti Synapse ha spodestato Beat Saber nelle classifiche dei download di luglio del PlayStation VR 2. Allora, PlayStation tutti i mesi fa delle classifiche per vedere quali sono i giochi più scaricati, e nella classifica di luglio, dove solitamente Beat Saber è al primo posto, è sempre il gioco più scaricato in VR, sia in Europa che in Nord America, invece a luglio troviamo Beat Saber in secondo posto, Synapse quindi al primo, e poi dal terzo in poi abbiamo Pavlov, MOS 2, di cui abbiamo parlato, e Star Wars Tales from the Galaxy Edge. E vi ricordo che tratto anche tanto i giochi VR, quindi trovate un po' di tutto anche nel canale. Passiamo all'Apple Vision Pro, che è molto molto interessante. Quindi il CEO di Apple, Tim Cook, afferma di utilizzare l'Apple Vision Pro quotidianamente. Durante infatti una earnings call che è stata fatta settimana scorsa, Tim Cook ha dichiarato di utilizzare l'Apple Vision Pro dicendo il seguente: c'è un enorme entusiasmo intorno all'Apple Vision Pro, siamo entusiasti internamente, tutti coloro che hanno partecipato alle dimostrazioni ne sono rimasti impressionati, che si tratti di giornalisti, analisti o sviluppatori. Stiamo ora spedendo unità agli sviluppatori affinché iniziano a lavorare sulle loro app, e non vediamo l'ora di iniziare le spedizioni all'inizio dell'anno prossimo, quindi non potremo essere più entusiasti. Io stesso uso il prodotto ogni giorno, quindi ragazzi, lui lo usa quotidianamente, non si è espresso effettivamente su come lo usa, quanto lo usa, non è stato veramente tanto esaustivo. Ragazzi, anche Zuckerberg e un po' tutti dicevano che lo usavano, la stessa Meta ha provato tante volte a far usare i visori, soprattutto in Horizon Worlds, ai dipendenti, non lo usano mai, a differenza del Quest Pro che è uscito e i sviluppatori dovevano pensare se svilupparci o meno. L'Apple Vision Pro no, quando uscirà nel mercato avrà già delle applicazioni sviluppate, e questa cosa cambia. Io come sempre sono Lumior, grazie di essere arrivati fin qui, qui a schermo trovate altri video molto molto interessanti, e come sempre ci vediamo presto, ciao!